in Arcao per la prima di Enduro con Enrico Melis, direttore di gara oggi. Come è stata questa manifestazione oggi? Veramente sorprendente, perché malgrado questo sodalizio sportivo forse è la prima esperienza di gara di Enduro e anche essendo la prima di campionato, devo dire che sono molto impegnati e l'organizzazione è stata quasi impeccabile. La perfezione non si ottiene quasi mai, certo. Però bisogna fare veramente applauso a questi ragazzi che si sono impegnati e a tutti i motoclub che hanno collaborato. C'è stata proprio una moltitudine di motoclub che hanno dato una mano molto volentieri. È andato tutto bene, un piccolo ferito, ma niente di rilevante, insomma. Al momento delle iscrizioni stamattina qualcuno si è presentato senza l'assicurazione per caso? C'è stato qualche piccolo problema da questo punto di vista. Purtroppo c'era un'incongruenza nei dati e quindi non è stato possibile farlo partire. Con grande dispiacere, anche perché veniva da molto lontano. Però purtroppo, non avendo la certezza della copertura assicurativa, non possiamo permetterci questo lusso. Quanti erano gli iscritti oggi alla gara? 56 iscritti. E alla fine in quanti sono arrivati? 46. Non è male come arrivo. Bisogna dire che aspettavamo qualcosa di più, essendo la prima di campionato, come gli altri anni passati, solitamente è molto più frequentata, però... No, io intendevo come arrivo finale. Sì, come arrivo finale ultimamente. Le prove veramente toste, perché io le ho viste... No, le prove... Veramente impegnative. La seconda PS era un letto di torrente veramente fantastica e molto difficile, però hanno risposto bene i piloti.